Quest'anno ad ArtLab 2024 parliamo di dati per la cultura. Si parla di dati da tanti punti di vista, in generale nell'economia, nella politica, nello sviluppo sociale. È importante cominciare a parlarne anche nell'ambito culturale per cercare di elaborare nuove strategie di interpretazione di quello che succede. Si può parlare di dati per analizzare l'audience, si può parlare di dati per analizzare le dinamiche, le modalità di gestione degli istituti culturali, si può parlare di dati per la descrizione del patrimonio e tutte le informazioni che lo caratterizzano. In pratica è importante riuscire a comprendere la complessità di questo tema, tutte le sfaccettature, tutte le potenzialità ad oggi in parte inespresse che possono esprimere per una migliore gestione, una migliore comprensione del settore culturale. È un tema chiave che solleva molte problematiche dal punto di vista della riflessione etica e della riflessione strategica. È importante cercare di non schiacciare l'informazione sulla fluidità, sulle dinamiche dell'espressione culturale e dell'economia della cultura, semplicemente riconducendole a dati numerici. Ma è importante riuscire a liberare anche la profondità dei dati qualitativi e quindi cercare di elaborare delle strategie di interpretazione complesse, articolate, che ci permettano di utilizzare i dati come un capitale per liberare la vera espressività della cultura e per coglierne e valorizzarne la ricchezza.